Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport, il TG del mondo dello sport regionale e locale e poi delle notizie anche risultati delle sport, tutto il mondo dello sport nazionale e internazionale da Alburgero d'Este e Raduno e Stavradio. Come di consueto il vostro Marco vi illustro prima le notizie dello sport locale, cioè regionale. Poi del mondo dello sport nazionale e internazionale, andiamo subito a dirvi e illustrarvi le notizie tutt'udinese. L'Udinese si è fermato Newton, un altro titolare in dubbio per il Genova, e vai! Vasche, la CSA va a Bologna, Gavina pensa positivo, è la gara più difficile, bene che arrivi ora, in questo momento. E sono arrivate delle notizie dello sport nazionale e internazionale. Subito nel calcio Serie B, il TAR accoglie ricorsi di Provercelli e Ternana. La Serie B sia a 42 squadre. Dovete capire che però non è che cambierà molto in questo momento, cioè non è che a metà stagione, a quale metà stagione o inizio di stagione già passata la nona giornata, vengono rimesse altre squadre. L'unica cosa che sono andato a leggere, cosa succede? Nulla. Questa del TAR è una sostanza che non ha una delibera e dunque tutto resta così com'è. La prossima udienza entrerà in merito delle questioni e sarà fissata proprio dal TAR per il prossimo 26 marzo del 2019, quindi nel 26 marzo del prossimo anno. L'unica cosa che la Serie B, imposti in Serie B sono 3, e stabilire il decreto renderebbe certamente a qualcuno scontento. Quindi la saga continuerà, quindi seguiremo certamente i prossimi sviluppi, vedremo che cosa succederà. Intanto abbiamo saputo questa notizia. Notizie che vengono dalla Champions League. Già ieri abbiamo saputo che la Roma e la Juve hanno vinto una in trasferta proprio a Manchester contro Manchester United di Mourinho, e la Roma ha vinto in casa contro la CSKA Mosca. Andiamo a vedere anche il confronto che ci sarà stasera tra Barcellona e Inter, e non solo, ci sarà anche il Napoli proprio a Parigi, quindi non sarà facile. Ancelotti torna a Parigi e il suo dolore, Cavani trova il Napoli, il suo amore. Andiamo a vedere Mourinho nel post partita, ha detto alla Juve può fare triplete, ma per il momento triplete è ancora nostro. Andiamo a vedere altre notizie. La vittoria Bologna di Ettore Messina, rivivendo la mozione dello storico grande slam. Dybala, re di Champions, un grande grazie a Ronaldo e una grazie da Allegri, dice lui stesso. Andiamo a vedere altre notizie. Dei giochi olimpici, il Piemonte è disponibile a dare impianti per rafforzare la candidatura italiana del 2026. La E-League, la Usain Bolt, che ha troppi soldi per giocare a calcio, è già finita la sua nuova avventura, può essere, però devi adeguarti, caro Bolt. Formula 1, tutti gli errori mondiali di Vettel. Ross Brown sul telefono dice: nelle ultime gare ha perso lucidità. Notizie sul ciclismo su pista. Ci sono notizie del Giro di Londra. Alex Brand cade dalla bicicletta alla partenza della final sprint. Gran Premio d'Australia che sarà a Phillip Island. Rossi dice: sempre felice di venire in Australia, faremo del nostro meglio con la Yamaha. Sarà una volata finale per il titolo tra Joe Martin e Marco Pezzecchi per la Moto 3. Notizie dell'Atalanta.
Ed è questa, l'Atalanta c'è l'ok per il nuovo stadio, lavora al via quest'estate dalla curva nord. Succederà che l'Atalanta stessa avrà le due curve, la curva nord e la curva sud degli azzurri d'Italia, coperto. Quindi non cambierà niente tra le due tribune, la tribuna centrale, non cambierà niente, solo che le due curve verranno demolite, verranno ricostruite vicino al campo, come facendo un esempio, quello dove c'è il nostro allo stadio Dacia Arena di Udine, che ci siamo più vicini al campo, e al quello della Juve, e quindi la stessa cosa sarà anche quello dell'Atalanta, che lavoreranno e si avvicineranno anche loro al campo di gioco. Notizie invece andiamo a vedere dell'NBA, citato alla canotta di LeBron, scusate, Michael Jordan sulla schiena, l'omaggio straordinario di un grandissimo fan. Andiamo a vedere altre notizie. La Roma mostra la sua faccia più bella, 3-0 al CSKA Moscow con un super Dzeko. Di Francesco dice, infatti, bella risposta dopo l'ultimo KO. Primo posto del girone, pensiamo alla qualificazione prima di tutto. Il Real Madrid vince ma non convince. La vittoria a Pirlo è battuta 2-1, ma il Bernabéu fischia. Notizie di altro? Andiamo a vedere. La Champions League di basket, la Venezia l'ha avuto la meglio sulla Opava. E poi nell'Euro Cup Dolomiti Trento ha perso contro il Telekom Angara. Altre notizie del Manchester City sul velluto, 3-0 alla Sharkhtar Donetsk, del primo posto del gruppo F. Micidiale 1-2 di Xavi Martinez e Lewandowski, Bayern Monaco regola 2-0 da Atene. Il Valencia è stato fortunato contro gli Amboys, finisce 1-1 allo Stade della Svizzera. Io di solito gioco la nazionale svizzera. Andiamo a vedere ancora altre notizie. Una cosa che un po' è successo fuori dallo stadio Olimpico, in una metro a Roma cede una scala mobile, feriti oltre 20 tifosi del CSA, CSKA Mosca, uno perde anche un piede perfino, sicuramente perché erano troppi in questa scala mobile e sicuramente saltavano cosa eccetera, e quindi la scala mobile non ha retto il movimento e quindi ha ceduto la scala mobile, non è che è venuta giù, ma però alcuni pezzi di scala si sono completamente rotti. Altre notizie della ATP di tennis, Basilea, Federer, che fatica Basilea, Roger non brilla al debutto ma batte Granov al terzo set. Parliamo invece di Fabio Fognini che debutta in scioltezza alla ATP di Vienna con 3-6-4, 6-3 a Zumur. Notizie invece della FTA Finals: Elina Scivolina vince sempre a Singapore, ma la Swaski è in corsa per la semifinale. E le Viviane è il corridore più vincente del 2018. 18 ben successi, giro, vuelta, classifiche e tricolore. Tanto di cappello. La lotta libera. Italia ha medaglia con Abraham Gongedo. Bronzo nei 97 kg ai mondiali di lotta libera. Notizie dello sollevamento pesi, europea under 23. Mirko Zani vince l'oro nello strappo e l'argento nel totale. Bravo. La Serie A, ecco una notizia che arriva dalla Parma, che torna italiano.
Una corda locale acquisisce il 60% delle quote dai cinesi. Vi illustro velocemente i risultati di ieri: vittoria dell'Ajax 1-0 sul Benfica, poi lo Sardegna ha perso 3-0 contro Manchester City, 3-3 invece tra Hoffenheim e Lione. Il Real Madrid ha vinto 2-1 sulla Viktoria Pilsen, la Roma ha vinto 3-0 su CSKA Mosca, il Manchester United ha perso 1-0 contro la Juve, l'Atene di Monaco ha perso contro il Monaco 2-0 e Young Boys ha pareggiato 1-1 col Valencia. Vediamo un po' con i tempi, sì, ce l'avevamo. Allora, con Golden State Warriors aveva vinto 123-103 contro Bournemouth. I Lakers hanno perso di misura all'overtime per 142-143. Cosa hanno perso? Stessa cosa anche per la Washington Wiggins, che ha vinto 125-124 contro il Blazer. Utah Jazz ha perso 84-92 contro il Blazer. Poi i Cavaliers hanno vinto per 115-109 contro il Chicago Bulls. Poi notizie delle Bucks: hanno vinto 124-113 contro New York Kings. Minnesota ha vinto contro Indiana per 101-91. Poi Boston Celtic ha perso per 90-93 contro Orlando Magic e Toronto ha vinto per 127-106 contro Charlotte Hornets. Poi andiamo a leggervi solo i risultati italiani dell'Eurocup, dove abbiamo un po' già letto anche prima: il Trento ha perso in casa contro il Telekom, il Turchi, per 77-81. E invece nella Champions League l'Avellino ha vinto contro Amli per 105-102 e Venezia ha vinto in trasferta contro Opava per 77-90. Squadra 72-90. Bene. Andiamo invece a vedere le partite di stasera. Alle 18:55 giocheranno due partite: Bruges contro Monaco e Presidendove contro Tottenham. Invece alle ore 21 giocheranno Borussia Dortmund contro l'Atletico Madrid, Barcellona contro Inter, Liverpool contro Stella Rossa, Paris Saint-Germain contro Napoli, Galatasaray contro Schalke 04 e Lokomotiv Mosca contro Porto. Ci sarà una giornata di recupero della Rayo Vallecano contro Atletico Bilbao della Liga per la giornata, ma è un recupero questo. Altro c'è Fiat Torino di basket dell'Eurocup in trasferta contro alle ore 18 giocherà contro il Vitas. Brescia giocherà in casa contro la Stella Rossa alle 20:30. Parlo solo delle squadre italiane, ecco qua. C'è il turno infrasettimanale anche della Serie A2, dove giocherà anche la CSKA, la squadra della CSA Udine, in trasferta proprio contro la prima del girone in questo momento, Bologna, Fortitudo. E domani ci sarà tutta l'Europa League. Vedremo quali saranno le partite. Vedremo. L'unica un po' italiana che mi posso leggere sono quelle del Milan contro Betis Siviglia, che giocava alle 18:55, e la Lazio che giocava a Marsiglia alle ore 21. Vabbè. Grazie a tutti voi. Buon proseguimento della giornata e della settimana di sport mondiale, internazionale e regionale. Grazie a tutti voi. Ciao ciao!